Ciao a tutti ragazzi, buonasera, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Comunque oggi farò una videorecensione e proverò i dischi Bosch presi su Amazon e li confronterò con i dischi originali, quindi Parkside, entrambi da 76 mm per 10 mm. Questi dischi costano 8 euro e sono 5, questi invece costano 4,99 euro e sono 7. Vi lascerò ovviamente in descrizione il link per acquistarli. Perfetto, e questi di qua sono i dischi della Parkside che conosciamo. Apparentemente uguali. Il foro centrale è identico, mentre la dimensione del disco varia di poco. Ve la faccio vedere da qua che si capisce meglio. I dischi Bosch sono leggermente più grandi. Va bene, la loro durata mi ha deluso leggermente, quindi ho preferito orientarmi su dei dischi leggermente più blasonati. Allora, procederò con il taglio. Questo è il disco originale della Parkside. Proverò a fare questi tre tagli e poi li ripeterò con il disco della Bosch. La batteria è al massimo, l'ho caricata prima di iniziare. Questo è uno scatolato di ferro, ferro nero, 2 mm di spessore. Ok, colpa mia, l'ho mandata sotto sforzo, lo muovo nuovamente a fianco. Questo l'ho tagliato perfettamente, rimane solamente da tagliare questa barra filettata da 8 mm. Perfetto, direi che le tre prove così al volo le ha superate perfettamente, quindi taglio e tolgo il disco della Parkside e inserisco quello della Bosch. Vediamo se va meglio. Ok, ho forzato io per vedere come si comportasse e ha tagliato perfettamente. Stava completando tutta la profondità possibile, però ho forzato e quindi è andato in protezione. Adesso provo con lo scatolato da 2 mm.
Perfetto, vediamo. Ho aggiunto, ieri non l'ho fatto col disco della Parkside, però lo ripeterò ora. È una vite da 5 mm, tanto per il piacere di farlo, pure perché queste sono le condizioni in cui realmente questi oggettini poi si utilizzano. Adesso provo con la vite. Non avevo dubbi. Va bene. Per correttezza taglierò la vite con il disco della Parkside. Messo il disco Parkside nuovo, facciamo questa prova sulla vite. Perfetto, entrambi lavorano bene, però il Bosch mi sembra che soffra meno l'usura. Questo è il disco di ieri, Parkside, e questo è il disco Bosch di oggi. È più la decorazione che è andata via, quindi la stampa sull'etichetta. Comunque si vede che la qualità è diversa sia al tatto che nell'utilizzo. Parkside per hobbisti. Questo test ha confermato la superiorità del marchio. Ovviamente la differenza di costo c'è, però è più che giustificata. Va bene, ragazzi, a questo punto che dire? I dischi Bosch sono perfettamente e meravigliosamente compatibili con la smerigliatrice angolare da 12 volt della Parkside. La pulizia di questo taglio mi sembra leggermente superiore rispetto a questi di qua. Io parlo a livello di sbavature. Questi tagli di qua sono stati fatti con i dischi della Parkside, mentre questi di qua li ho fatti oggi con il disco Bosch. Hanno entrambi 1 mm di spessore, però effettivamente mi sembra che quelli Parkside a occhio mi sembrano leggermente più sottili, quindi possibilmente il taglio del Parkside, diciamo che mangia meno materiale. Saluto Giuseppe che mi ha richiesto il saluto nei commenti qualche giorno fa e ho dimenticato a farlo, me lo sto ricordando adesso. Quindi un saluto a Giuseppe e un saluto a tutti i ragazzi che mi seguono. E basta. Ci vediamo per i prossimi video. Ricordatevi, ragazzi, di iscrivervi al mio canale. Io condivido con voi questi video sperando che vi piacciono. Se volete, attivate anche la campanella qua giù, così vi arriveranno le notifiche ogni volta che io caricherò un video. Ci vediamo per la prossima. Ciao ciao.